Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia, siano dato Gesù Cristo. Come detto, siamo giunti alla quinta domenica dopo Pasqua, con la memoria di San Filippo Neri e di San Eleuterio, Papa e Martire. Lunedì, martedì, mercoledì saranno le rogazioni. A Rua abbiamo la processione delle rogazioni col canto delle litanie dei santi, che voi, volendo, potete recitare in privato per unirvi quindi alla liturgia e allo spirito della Chiesa. Queste tre giornate di preghiera preparano all'ascensione, che sarà giovedì. Purtroppo questa bellissima festa non potrà essere festeggiata degnamente qui a Ferrara, non sarò presente. E quindi domenica prossima, che è la prima domenica di giugno, ci sarà la Santa Messa qui a Ferrara all'orario consueto, 17:30, in quanto appunto è la prima domenica del mese, ci sarà Don Ugo Carandini. Quindi finisce il mese di maggio, mi raccomando di finirlo bene, con atti di devozione e di amore a Maria, e inizierà il mese di giugno, dedicato quindi al Sacro Cuore di Gesù. Si è concluso domenica scorsa, alcuni di voi erano presenti, il pellegrinaggio a Loreto, che ha dato tanta consolazione, tanto fervore, penso a moltissime persone lì presenti, con le benedizioni del cielo, anche quelle umide, ma anche quelle spirituali. E quindi ringraziamo Dio di questa bella giornata, ma appena finita una già ci prepariamo un'altra, perché sabato 1 giugno ci sarà l'ordinazione sacerdotale di Don Bernard Langlet, quindi sarà una giornata bellissima, e chi può essere presente, ma anche chi è assente, si unisca in preghiera per questo nuovo sacerdote. Ne avremo bisogno non di uno, ma di 10, di 100, di 1000, e quindi preghiamo Dio per avere delle sante vocazioni. Il 2 giugno celebrerà a Torino la sua prima messa. Negli stessi giorni, qui in Emilia, ne ho parlato a Modena questa mattina, anche perché Modena è più vicino ai fatti, più di Ferrara, ma ritengo che può essere opportuno dirne una parola anche qui a voi. Quindi volevo dire, negli stessi giorni, 1-2 giugno, ci saranno invece delle iniziative che non sono organizzate da noi, ma anche non solo, da Radio Spada, sapete che è un po' la mia idea fissa, quindi organizzate anche da Radio Spada. E sapete anche che normalmente durante tutto l'anno preferisco commentare il passo del Vangelo, l'Epistola, i testi della liturgia, e di dedicare invece le questioni di attualità alle conferenze e ai convegni al di fuori della Santa Messa. Tuttavia un'eccezione mi sia consentita, come l'anno scorso o due anni fa, non mi ricordo più, perché mi sembra un po' un dovere, qui parlo non solo a voi presenti ma anche agli altri che ascolteranno questa omelia, mi sembra un po' un dovere di consigliare le anime, specialmente qui in Emilia, ecco, fossimo lontano magari non ne parlerei affatto, ma trovandomi in Emilia Romagna, quindi in Emilia e Romagna, di dover parlare appunto ai fedeli di questo posto. Come si sa, a volte le apparenze ingannano, e quindi per esempio qualcuno può dire, ecco questi bei diamanti, e poi se uno li guarda da vicino ci si accorge che non sono diamanti, ma è solamente del vetro di nessun valore. E se io vendo invece questo vetro come diamante, allora volente o nolente, sapendo oppure no, inganno l'altra persona, se non di già prima ho ingannato me stesso. Così qualche volta qualche iniziativa che sembra buona può invece non esserlo. Quindi se qualcuno di voi mi avesse chiesto, reverendo, mi consiglia di partecipare alla conferenza in cui, che sarà tenuta da un vescovo tradizionalista, oppure mi consiglia di partecipare a una processione in riparazione dello scandalo del Gay Pride di Modena, oppure no,
Ecco quello che io risponderei, non ve lo consiglio, né per l'una iniziativa, né per l'altra. Allora, per quel che riguarda la processione, già ebbi modo di parlarne, era in un'altra città vicina, ma il discorso è sempre lo stesso, quell'omelia suscitò un po' un piccolo vespaio, e nel frattempo però ho pubblicato un libro, mi dispiace citarmi, ma è così, è doveroso in questo caso, che è La vergogna della tradizione. A questo libro fino ad ora non è stata data nessuna risposta, anche se mi era stata promessa, mi era stato detto risponderemo punto per punto, anzi non detto, scritto, ma risposte non ne ho viste, se non dello scherno tra amici, ma pubblicamente non hanno neanche detto che esiste questo libro. Ora, questo libro pone un problema: com'è possibile che delle persone che promuovono delle processioni per riparare all'offesa fatta a Dio da questo movimento omosessualista, come si dice, promuovano poi nelle pagine culturali che loro curano una apologia, seppur sottile, di fatto, di rendono attrattivo, rendono gradevole, rendono ammirativo, ammirabile quello che una volta si chiamava l'amore greco, che praticamente con qualche sfumatura è la stessa cosa o anche peggio di quello che condannano con le loro processioni. Com'è possibile? Da quando è uscito questo libro le cose non sono mutate e la direzione data a queste pagine culturali è sempre la stessa. Quindi è uno scandalo sotto gli occhi di tutti. Un secondo motivo per cui non partecipare a queste processioni, che appunto sono un inganno, uno vede il diamante della lotta per la morale cristiana, ma poi dietro, tra coloro che ispirano questa processione, ci vede invece il vetraccio di queste brutte pagine culturali. Un altro motivo qual è? È quello della fede, non più della morale, ma della fede, ovvero sia una processione è un atto liturgico, come la messa, come i sacramenti, e quindi deve essere una testimonianza di fede, e non c'è solo la preghiera, c'è la preghiera fatta in un quadro di fede. Ora, questa processione è stata chiesta ed è stata ottenuta l'autorizzazione del vescovo, cioè dell'occupante della sede episcopale di Modena, e quindi è fatta in comunione con Bergoglio. Ora, come può un presidente dell'associazione Radio Spada, che si dice fedele alla tesi di Cassi Ciacum, convinto della vacanza della sede apostolica, invitare, patrocinare a una processione che è in comunione con l'occupante della sede apostolica, con Bergoglio, per cui ci ritroviamo assieme a lui. È come se coloro che vanno in processione fossero assieme a lui, andassero dietro a lui che li guida, e questo è anche inammissibile. Quindi ecco due motivi, tra l'altro, per non partecipare a questa processione. E la conferenza, allora lì si è trattato di un vescovo consacrato da Monsignor Lefebvre, che come sapete ha lasciato la fraternità, o è stato escluso, non so più, dalla fraternità San Pio X. Quindi critica la fraternità San Pio X, potremmo dire tra virgolette da destra, è più intransigente, denuncia gli accordi tra la fraternità San Pio X ed i modernisti, tra l'altro è recente, come tutti sapete, il fatto che Monsignor Wonder, che occupava la sede episcopale di Coira, un grande amico di Bergoglio, col permesso di Bergoglio, con la benedizione di Bergoglio, è stato accolto in una casa della fraternità San Pio X, ordinato sacerdote vescovo col nuovo rito, quindi in maniera più che dubbiosa, celebrava la messa nuova, era in dialogo ecumenico con tutti gli eretici, particolarmente con il giudaismo, dava la comunione in mano, insomma un personaggio di questo genere adesso si trova in una casa della fraternità San Pio X. E poi ci dicono la fraternità San Pio X chissà se farà gli accordi, ma nessuno si accorge che li ha già fatti da anni,
e che quindi il problema non sussiste, tant'è vero appunto che ecco il bel regalo che Bergoglio ha fatto alla fraternità nella persona di Monsignor Wonder. Ma Monsignor Williamson, quello che verrà in Emilia Romagna dalla lontana Inghilterra, ecco che viene a criticare queste cose, almeno non so, magari non parlerà di questo, ma si sa che le critica. Quindi è meglio della fraternità, e invece no, è pure peggio. Che sia lui, sia il sacerdote che si è schierato a suo fianco in Italia, un altro sempre presente in iniziative di Radio Spada, hanno detto più volte che si può assistere alla nuova messa, si può assistere quando non c'è altre cose, quando è, e che addirittura Dio ha fatto dei miracoli eucaristici, così Monsignor Williamson, durante la nuova messa, che dimostra la validità e persino potremmo dire la santità della nuova messa. Allora che bisogno c'è di spostarsi dall'Inghilterra fino a Reggio Emilia quando abbiamo una messa nelle nostre parrocchie a ogni angolo di strada? Non c'è bisogno di fare tutta questa strada. Io lo conobbi quando ero un semplice sacerdote, anzi per la verità lo conobbi prima, quando ancora ero seminarista, e è stato il mio confessore, il prete assistente alla mia prima messa, alla mia ordinazione. Ma a quei tempi, quando in Italia ormai un mucchio di fedeli nuovi non hanno mai sentito parlare di queste cose, nel 1981 ci fu la famosa guerra nella fraternità. Il sacerdote italiano di quei tempi, Don Cantoni, professore a Econa, da Monsignor Lefebvre, si alzò a dire: si può assistere anche alla nuova messa. E la maggior parte dei seminaristi italiani gli andarono dietro, io no. E dei professori di Econa, l'unico che diceva non si può assistere alla nuova messa era Don Williamson, proprio lui. Nel frattempo cosa è successo? Monsignor Lefebvre e il Don Schmidberger, superiore della fraternità, mandarono Don Williamson negli Stati Uniti con l'ordine di distruggere tutto il distretto degli Stati Uniti della fraternità San Pio X, che non erano in comunione con Wojtyla, che volevano la liturgia di San Pio X, che non ritenevano valide le dichiarazioni di nullità fatte dai modernisti, che non volevano dei sacerdoti ordinati col nuovo rito e non ordinati di nuovo in mezzo a loro. E Monsignor Don Williamson obbedì e fece il lavoro sporco, tra virgolette, e quindi tutti questi sacerdoti furono cacciati via. Adesso Radio Spada ha fatto il suo commosso necrologio per la morte di Don Collins, che era uno di questi sacerdoti, e poi organizza la conferenza di Williamson, che è quello che l'ha cacciato dalla fraternità, uno di quelli che l'ha cacciato dalla fraternità. C'è un po' un'incoerenza. E il presidente, che dice che la sede è vacante, organizza la conferenza di qualcuno che combatte il sede vacantissimo, i sede vacantisti, anche quelli della tesi di Casteciacon, mattino e sera, e che persino dice che si può andare alla nuova messa. C'è quindi qualcosa che non va. Anche qui quello che sembra un diamante in realtà è del vetraccio, e quindi purtroppo bisogna stare accorti a non lasciarsi ingannare dalle apparenze. Detto questo, una parola, solo una, sulla liturgia odierna, che tutta è incentrata sull'importanza della preghiera. Noi ci troviamo in questi ultimi giorni prima dell'ascensione di Gesù in cielo, appunto giovedì, e ci vengono date le parole di Cristo all'ultima cena: sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, adesso lascio il mondo e ritorno al Padre. Gesù Cristo ci prepara questo posto nel cielo, e allora ci dice: pregate. Ecco, ci raccomanda la preghiera. Questa preghiera è anche quella della Chiesa, vi ho detto in questi giorni, delle rogazioni a Gesù, che ci lascia ma non ci lascia, perché è sempre in cielo a intercedere per noi come nostro avvocato, a presentare al Padre le sue piaghe in nostro favore. Sant'Alfonso diceva sempre, voi lo sapete, chi prega si salva, chi non prega si danna. Chiamava la preghiera il gran mezzo per salvarsi. Quindi dobbiamo pregare, e qualcuno dirà: ma a volte prego il Signore e non mi esaudisce.
ma caro mio, ricordati quello che insegna il Catechismo a questo proposito. Prima di tutto, la preghiera nei confronti degli altri, sia gli amici che i nemici, eccetera, per il loro bene, non è esaudita infallibilmente, perché dipende dagli altri. Questa preghiera non è mai inutile, perché ottiene tantissime grazie a queste anime, ma dipende anche dall'accoglienza che queste persone, queste anime faranno alle grazie di Dio. Perseveriamo nella preghiera nei confronti del nostro prossimo, perché più preghiamo e maggiormente saranno assediati, per così dire, dalla grazia di Dio. Ma io prego per me, eppure non vedo di essere esaudito, ma anche qui ci sono delle condizioni. La prima è quella di essere in grazia di Dio. Don Bosco consigliava sempre, dice: tu chiedi la grazia, prima cosa fai una buona confessione, perché come puoi pretendere, per così dire, di essere esaudito dal Signore se sei suo nemico? A volte il Signore molto spesso ascolta persino il peccatore, ma non è per nulla, non si impegna a esaudirlo. Secondariamente è necessario chiedere delle cose buone. Tante volte, a volte chiediamo cose cattive, oppure chiediamo delle cose che a noi paiono buone, ma che il Signore sa nella sua sapienza non essere buone per noi. In questo caso non ci darà magari quello che abbiamo chiesto, ci darà quello che non abbiamo chiesto e che è veramente per il nostro bene. Non è infallibile essere esauditi neanche se chiediamo delle cose temporali come la salute, come il lavoro e altre cose di questo genere. Perché? Perché queste preghiere le facciamo sempre con la condizione che c'è nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà. Anche perché non certamente queste grazie temporali sono per il nostro bene. Se sono per il nostro bene il Signore ci ascolta, se non sono per il nostro bene ci troverà altre cose migliori. Quando sono per il nostro bene spirituale, allora il Signore ci ascolta infallibilmente. Però anche qui c'è una condizione: la perseveranza. Bisogna perseverare nel chiedere, continuare a chiedere. Perché il Signore ci esaudisce, ma non dice che ci esaudisce subito, ma quando Lui pensa che sia meglio per noi. Quindi la preghiera, come dice Herman Wyss, un bambino santo, è buona solo nella perseveranza. E così deve essere anche la nostra preghiera. E naturalmente, come vi ho detto prima, la preghiera deve essere in un quadro di fede. Pregare fa sempre bene, per carità, ma certamente dobbiamo farlo anche nel quadro di testimonianza della fede. È proprio per testimoniare della fede che adesso, iniziando, o meglio, riprendendo il santo sacrificio della Messa, che è superiore a qualunque preghiera, perché è l'offerta dello stesso Gesù Cristo, che offre se stesso per noi al Padre suo, offre la sua passione al Padre suo per noi, in remissione dei nostri peccati. Ecco, iniziando di nuovo il sacrificio della Messa, anzi del momento più importante, quindi dall'offertorio in poi, incominceremo con recitare il Credo. Il Credo, perché non si può accedere al mistero della fede se non mediante appunto la fede, la professione della fede che è il Credo, e al di fuori di un'integra fede, ecco che non siamo sulla via che ci conduce a Dio, ma siamo su una via falsa, magari in buona fede. Io non giudico la buona o la cattiva fede delle persone di cui vi ho parlato, anzi molti in buonissima fede si lasciano ingannare, ma attenzione, il vetro resta vetro e i diamanti restano diamanti. Non confondiamo gli uni con gli altri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia lodato Gesù.